Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info. Ricetta del cuore, la cottura dell'orzo, ricetta base. Anche l'orzo in chicchi, come gli altri cereali integrali, necessita di un accurato lavaggio prima della cottura. Nelle ricette che seguono proponiamo l'uso dell'orzo decorticato, una via di mezzo tra il più rustico orzo mondo e il raffinato orzo perlato. Per il lavaggio si possono versare chicchi in una ciotola in cui possano essere agevolmente sciacquati sino a quando l'acqua, cambiata 3 o 4 volte, risulti pressoché limpida e priva di scorie e polveri. A quel punto è consigliabile lasciare l'orzo in ammollo in acqua per almeno 6 ore, ma si potrà prolungare il tempo anche sino a 12 o 24 ore, in modo da ottenere un maggior ammorbidimento del cereale. L'acqua dell'ammollo verrà poi impiegata per la cottura ed è perciò importante prestare attenzione al rapporto tra i volumi che dovrà essere da una parte di orzo e per tre parti d'acqua. Trascorso il tempo dell'ammollo, l'orzo va messo in pentola con l'acqua. La cottura va iniziata a fiamma alta e proseguita poi a fuoco molto moderato, non appena raggiunta l'ebollizione, momento nel quale può essere aggiunto il sale e si può coprire la pentola con un coperchio. Se si notasse un certo affioramento di impurità al momento dell'ebollizione, si potrà avere l'accortezza di schiumare l'acqua. L'orzo decorticato dovrebbe essere cotto in circa 60 minuti al totale assorbimento dell'acqua, senza che necessiti di alcun intervento. Non è necessario né consigliabile mescolare durante la cottura. In ogni caso si può fare una prova d'assaggio per controllare la consistenza dei chicchi. L'impiego dell'orzo decorticato nelle zuppe richiede invece un apporto d'acqua maggiore a tempi di cottura, che possono variare a seconda del risultato che si vuole ottenere. Una crema d'orzo necessita, per esempio, di una cottura più prolungata. Sia nel caso dell'orzo asciutto che dell'orzo in minestra, è consigliabile lasciar trascorrere qualche tempo prima di servire, almeno un quarto d'ora. L'uso di orzo in fiocchi non presenta alcuna difficoltà. Può essere impiegato nella preparazione di zuppe, di dolci, di muesli.